Nelle più diverse civiltà e tradizioni religiose la luce riveste un significato simbolico particolare. Del resto è stato ricordato poco fa il ruolo centrale del fuoco, no? Ecco, ci troviamo un po' in questi, diciamo, cotè simbolici sulla cui universalità si può discutere all'infinito, ma insomma, che sono centrali. Questo ruolo simbolico particolare è in grado di tramutare la sua realtà fisica, che abbiamo visto in vari aspetti, in uno spettro estesissimo di iridescenze metaforiche, le quali possono acquistare, come nel racconto genesiaco della creazione, che compare nel titolo e che è lo sfondo inevitabile di queste riflessioni, dato il ruolo che il grande codice ha avuto nella nostra tradizione culturale. Una qualità religiosa e una profondità teologica particolari. Rispetto ad altri racconti delle origini, la genialità del racconto biblico consiste non tanto nello sfondo cosmogonico, in cui è collocata l'origine della luce, spesso tipico di questi racconti, ma nel far coincidere la sua creazione, il suo ingresso sul grande scenario dell'universo, con lo stesso incipit assoluto del cosmo, che ha inizio con la parola creatrice. Dio disse sia la luce, e la luce fu. Una sorta di Big Bang trascendente genera un'epifania luminosa. Si squarciano così il silenzio e la tenebra del nulla e la creazione ha inizio. Chi legga poi in continuità le scritture dell'Antico, quelle che i cristiani chiamano l'Antico e il Nuovo Testamento, ritroverà alla fine questa stessa luce, emanante ora direttamente da Dio, quale luce che risplende eternamente sulla Gerusalemme celeste che inaugura il regno dei beati. Come si afferma infatti nell'ultimo capitolo dell'ultimo libro del canone del Nuovo Testamento, l'Apocalisse attribuita a Giovanni, i beati vedranno eternamente il trono di Dio e dell'Agnello grazie a una luce eterna. Il testo dice: e non vi sarà più notte, e i servi di Dio non hanno bisogno di luce di lucerna e di luce di sole, poiché il Signore Dio farà luce su loro e regneranno per i secoli dei secoli. Questa luce escatologica, è inutile aggiungerlo, ispirerà nei secoli schiere di artisti, poeti, teologi, a cominciare naturalmente dal Dante del Paradiso. A differenza della luce genesiaca, creata da Dio e dunque chiaramente distinta da Lui, questa luce escatologica, che conserva la funzione cosmologica di animare la vita del paradiso, è una luce divina che promana e coincide con lo stesso creatore. Questi due passi della Bibbia, che costituiscono in qualche modo l'alfa e l'omega del suo discorso molto complesso e ricco sulla luce e sul suo simbolismo, contengono i due significati fondamentali che stanno anche al centro della mia riflessione. La luce assoluta, come incipit del cosmo nei miti cosmogonici, è il fondamento teologico di questa luce, che la riflessione successiva al testo genesiaco ha interpretato come fondamento stesso della divinità, inaugurando una tradizione simbolica e filosofica molto importante, che dalla teoria illuminativa di Agostino, attraverso la riflessione scolastica, arriva fino ai giorni nostri. Per cominciare col primo punto, conviene ritornare un momento sui versetti del racconto genesiaco, tra i più commentati ma anche tormentati e problematici sia nella tradizione esegetica cristiana, sia in quella rabbinica, sia in quella storico-critica moderna. Il versetto iniziale disegna un tipico scenario delle origini, una sorta di precosmo, un caos o un abisso primordiali, con cui si relaziona la Ruah o spirito divino in modi misteriosi e sfuggenti. L'affermazione iniziale che Dio ha creato l'universo
ripetuta nel testo in maniera quasi ossessiva, si rivolge anzitutto in forma polemica contro il mondo politeista del vicino Oriente antico. Da qui il testo, che rappresenta una fase tardiva della speculazione di Israele sul mistero del cosmo e della creazione, intende prendere le distanze. In regioni vicine alla Palestina, come Canaan e la Fenicia, la creazione si configurava come il prodotto della relazione tra oscurità, vento e desiderio, sul cui sfondo agisce la divinità suprema, El, che in Ugarit coincide con il creatore. In Mesopotamia la divinità che lotta contro il caos è Baal, il quale, nella sua funzione di garante della sopravvivenza del cosmo, lo difende dalla minaccia delle forze caotiche, vinte nel corso della creazione, ma ancora minacciosamente presenti. Quando il testo genesiaco viene ridato, diciamo verso l'inizio del fine VII, inizio VI secolo a.C., queste due funzioni di El e Baal sono ormai state incorporate nell'unico Dio creatore di Israele. Il testo l'esilio babilonese ha messo Israele per la prima volta come deportato nella situazione di minoranza etnica e religiosa, in un contesto straniero e avverso, ed è probabilmente in questa situazione che si è formato il monoteismo esclusivista presupposto dal testo. Il fatto poi che la traduzione greca dei 70 renda il termine iniziale, no, Bereshit, con enarche in principio, allude a una indicazione cronologica. L'universo ha avuto un inizio. Non è il prodotto della messa in ordine di una materia primordiale da parte del Demiurgo, con ciò distinguendo nettamente la cosmologia soggiacente al testo biblico da quella tipica dei filosofi presocratici o del timeo platonico. Scusate. L'azione creatrice di questo Dio non va confusa con la successiva idea della creazione dal nulla. Se nell'azione creatrice di Dio sono presenti elementi tipici di questa concezione, come il fatto che egli è onnipotente, non condividendo il potere con altre divinità, e solo esistendo di per sé in una situazione iniziale di splendido isolamento che precede la formazione dello spazio e del tempo, agisce in modo consapevole e deliberato attraverso la sua parola creatrice, si tratta pur sempre di una divinità che deve fare i conti con l'esistenza e la resistenza di un caos, di un abisso, di una realtà in qualche modo preesistente. Ciò non significa, d'altro canto, che il Dio biblico, come il demiurgo del Timeo, si trovi a dover fare i conti con una materia preesistente, perché, a differenza di altre cosmogonie vicino orientali, che costituiscono l'ineludibile sfondo e termine di paragone del racconto genesiaco, qui la materia è creata e in quanto tale, come insegna proprio il caso della luce, qualitativamente diversa dal creatore. Dio, infatti, in questo racconto non è luce. Per renderci meglio conto di questa specificità del racconto genesiaco, basterà un breve confronto con il grande poema epico babilonese della creazione, lo Enuma Elish. Questo poema rappresenta la visione mesopotamica della nascita dell'universo. Si tratta della cosmogonia più completa giunta fino a noi, anche se forse non la più antica, quella però che meglio esprime i valori sumerici e accadici. Ricostruita a partire da frammenti ritrovati in città diverse, frammenti che a loro volta costituiscono delle copie prodotte tra il IX e il II secolo prima della nostra era, l'Enuma Elish risale all'epoca della prima dinastia babilonese, e cioè intorno al XVIII secolo prima della nostra era. Vi si narra la storia delle origini dallo stato primordiale fino alla comparsa del mondo, con la descrizione delle funzioni e dei ruoli dei diversi elementi coinvolti nell'intero processo.
Si tratta di una cosmogonia di Lot, di una tragedia che lascia trasparire il fondo pessimistico tipico dell'umanesimo mesopotamico. Il nostro cosmo è infatti l'esito di una lotta del dio eroe Marduk contro Tiamat, l'abisso primordiale. Più precisamente è l'esito della spartizione delle spoglie di quest'ultima. Vintolo, infatti, Marduk lo spacca in due come un'ostrica, con le sue due parti formando il cielo e la terra, le componenti di un universo che per la sua origine rimane comunque divino. Nel racconto genesiaco, di contro, vi è un unico protagonista, il Dio creatore. Cielo e terra sono creati quindi sostanzialmente diversi dal creatore, che, come ne ha decretato la nascita, può decretarne la fine, come dimostra il racconto del diluvio. Ciò comporta una sorta di secolarizzazione delle antiche mitologie. Il codice sacerdotale, come la critica biblica moderna ha chiamato questa redazione, sembra operare infatti un radicale processo di demitizzazione delle cosmogonie vicino orientali, in modo da ottenere una visione cosmogonica, per così dire, neutra, nella quale inserire l'azione protagonista dell'unico Dio. Ne consegue un'ulteriore caratteristica: la funzionalità degli elementi creati che, come la luce, sono buoni, nel senso che servono alla macchina della creazione e non si dividono in modo dualistico, come ad esempio nella cosmogonia del Timeo platonico, in spirituali e materiali. Il primo elemento ad essere creato è dunque la luce, che appare in questo racconto prima e indipendentemente dagli astri, che compaiono soltanto al versetto 14. Essa non viene messa in relazione con nessun altro elemento, distinguendosi anche dalla luce fisica, il giorno, che appare successivamente come conseguenza della sua creazione. È, per così dire, una luce metafisica, l'idea della luce, contrapposta alle tenebre caotiche, che certo le preesistono, ma dalla quale esse vengono ora delimitate e ricondotte ad una parte della integralità del giorno, che ora appare diviso in due. Soltanto a questo punto la coppia luce-tenebre, come coppia gemellare che trova un riscontro nella divisione dell'arco temporale di 24 ore, compare nella sua pienezza, inaugurando il tempo. Nei confronti della pienezza della luce primordiale, Dio agisce dunque come un tipico demiurgo, separando, distinguendo, denominando. In effetti, in molti miti di creazione, l'atto cosmogonico non consiste tanto in una creazione ex nihilo, che è l'eccezione, quanto piuttosto in una separazione del non separato, in una differenziazione dell'indifferenziato. Carattere primario del premondo, in quanto stato anteriore a ogni definizione, è l'assenza di limiti, di forma, di realtà individuata. I demiurghi, di contro, distinguono, dividono, mettono le cose da una parte e dall'altra. Secondo questa logica particolare, la creazione è uscita dalla mescolanza dell'indistinto, che attraverso l'atto creatore viene definitivamente superato. E questo, come avviene anche nel racconto genesiaco, grazie alla parola creatrice, in virtù della quale la nuova realtà, a partire dalla luce, separata e individuata nei confronti del caos primordiale, riceve il nome che la definisce e contribuisce così alla sua esistenza. Le creazioni per mezzo della parola sono frequenti nel vicino Oriente. Si pensi in Egitto alla teologia menfitica, dove il demiurgo Ptah crea con il suo cuore e con la sua lingua, o a Eliopoli, dove Atum crea gli otto geni primordiali dialogando con Nun, l'oceano precosmico. La parola è dunque uno strumento cosmogonico privilegiato che detiene soltanto il demiurgo creatore. La creazione della luce è effetto di questa parola, che suona come un comando, secondo quanto ricorda un salmo, il Salmo 33:6-9. Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, perché gli parla e tutto è fatto, comanda e tutto esiste. Ritroviamo lo stesso esercizio dell'autorità suprema in tutto il vicino Oriente antico,
tutte le volte, ad esempio, in cui viene ordinato alle acque di ritirarsi e di non ricoprire mai più la terra. Nello stesso modo, Marduk, che ho ricordato prima, nell'Enuma Elis, combatte Tiamat con l'aiuto di incantesimi e ordina al dio Luna, da lui stesso creato, di scandire il tempo. Nel Salmo 104, la voce minacciosa di Yahweh risuona per spaventare il grande abisso, Teo, ed è sempre lui a comandare sul mattino nel primo discorso a Giobbe. Si tratta, in altri termini, di un tipico esercizio della sovranità cosmica. Il Dio degli eserci comanda su tutto l'insieme dell'universo differenziato da lui creato. D'altronde, se questo insieme è tale, è solo in conseguenza della parola emessa da Dio e non certo per un qualche principio di unità ad esso inerente. Da questo punto di vista non si può fare a meno di evocare la centralità della parola increata nel Veda, le scritture sacre dell'India antica, la dea parola cantata dai poeti. Come ha osservato uno dei migliori conoscitori di questi testi, Charles Malamud, e lo cito, esiste fin da sempre una parola straordinariamente densa, una parola nucleare, in cui coesistono tutte le potenzialità della parola dispiegata. È il mistero di una parola non verbale, che nel racconto genesiaco si condensa e si esprime nella parola creatrice divina, che la tradizione cristiana, ma prima ancora l'ebreo Filone, rileggerà come il Logos, il pensiero creativo presente ab eterno in Dio come figlio unigenito, che secondo quanto ricorda il prologo giovanneo, si manifesta in principio come luce vera che illumina ogni uomo. Per comprendere meglio l'originalità del racconto biblico, offrendo nel contempo qualche esempio di racconto cosmogonico che illustri il ruolo centrale che la luce ha nella genesi del cosmo, si è permesso a questo punto qualche rapida divagazione comparatistica, a cominciare da quel mondo, l'Egitto antico, che per tanti versi ha intrecciato la sua storia con l'Israele antico. Anche nell'antica cultura egizia, infatti, l'irradiarsi della luce accompagna la prima alba cosmica, segnata da una grande ninfea che esce dalle acque primordiali generando il sole. Sarà soprattutto questo astro a diventare il cuore stesso della teologia dell'Egitto faraonico, in particolare con le divinità solari Amon e Aton. Il primo era collocato al centro della teologia solare di Tebe, un dio nascosto, una divinità per molti aspetti misteriosa, dei cui attributi più antichi sappiamo ben poco. Legato a una città destinata a diventare il più celebre centro religioso dell'Egitto classico, Amon, nella forma di Amon-Ra, è identificato con la luce, che scacciando le tenebre permette al mondo naturale e alla società umana di esistere all'interno di un ordine simbolizzato dalla dea Maat. Quanto al secondo, grazie alla riforma religiosa di Amenofis IV, più noto come Eknaton, stamattina abbiamo visto l'immagine della moglie, il XIV secolo prima della nostra era, esso diventerà il centro di una specie di riforma monoteistica cantata dallo stesso faraone in uno splendido inno al disco solare. Riforma destinata a passare come una meteora di breve durata nel cielo del politeismo solare egizio. In questo senso la mitologia della luce solare, tipica dell'Egitto faraonico, si scrive, a differenza del racconto biblico, nella tipica, direi universale, contrapposizione tra luce e tenebre. Una delle opposizioni simboliche più importanti, onnipresenti nell'esperienza umana. Molte cosmogonie cominciano i racconti della creazione con l'apparizione della luce o del sole o di un principio luminoso equivalente. Dalle tenebre primordiali e viceversa, molte mitologie descrivono la fine del mondo come la tenebra o il crepuscolo degli dèi, cioè la scomparsa della luce in una tenebra finale che tutto inghiotte. Il ruolo cosmogonico della luce è importante anche nei Veda, che ho ricordato prima.
Nell'inografia vedica, la creazione del mondo, tema in essa centrale e ricorrente, trova espressione in una successione coerente di azioni che fanno passare da uno stato privo di organizzazione, una sorta di materia prima preesistente, informe, simbolizzata dall'elemento acquatico, a uno stato organizzato. Queste acque primigenie devono essere liberate, poiché custodiscono in sé il germe originario, ed è il dio guerriero Indra a svolgere questo incarico. Secondo un tipico e diffuso modello cosmogonico che si ispira alla embriologia, esse sprigionano il loro potenziale creatore nella forma dell'uovo d'oro, che reca in sé il primo uomo cosmico, Prajapati. In seguito si verifica la separazione, che dà luogo al cielo, alla terra, allo spazio che li separa. Questa creazione dello spazio è contemporanea alla formazione della luce in tutte le sue forme naturali. La comparsa della luce, atto determinante della cosmogonia, che segna la definitiva uscita dal caos, dove tutto è solo tenebra avvolta nella tenebra, si ricollega a un complesso di miti solari particolarmente sviluppato nel pensiero vedico antico, e imperniato intorno al dio fuoco, Agni, e al sole stesso, qualificato come Savitri, l'incitatore. Essa inoltre struttura anche il tempo, sulla base naturalmente dell'alternanza del giorno e della notte. Vale la pena, per chiudere su questo primo punto, accennare al ruolo che riceve la luce nelle quelle particolari religioni che sono le religioni dualiste, come lo zoroastrismo e il manicheismo. Mi limito a qualche osservazione sulla prima, che costituisce peraltro per più aspetti lo sfondo della seconda. Mani si è certamente ispirato a questo dualismo. Le nostre conoscenze sulla cosmogonia zoroastriana sono dovute a fonti tardive, come il primo capitolo di un testo che in realtà è stato fissato nella sua redazione verso il X secolo della nostra era, il Bundaishn. La creazione si spiega come un atto compiuto da Ormaz, il principio buono, essere dotato di onniscienza e bontà assolute, il quale, avendo percepito la presenza di un principio antagonista, ne comprende l'assoluta pericolosità e si risolve a interrompere il tempo infinito. Tale operazione viene spiegata come mirata ad impedire che lo scontro tra i due principi si possa svolgere sul piano dell'infinito, nello spazio e nel tempo, in una dimensione illimitata, nella quale la dialettica dello scontro non avrebbe più trovato alcuna fine. Per questa ragione, la limitazione del tempo, ridotto a un ciclo simbolico di 12.000 anni, alla stregua di un grande anno cosmico, fonda la cornice della vera e propria creazione divina, che si presenta e si configura come una trappola nella quale imprigionare il principio negativo, le tenebre. Per quanto il tempo limitato non coincida subito con il tempo storico, esso lo presuppone e in un certo qual modo lo sussume come necessità. Rispetto al ciclo completo di 12.000 anni, di fatto corrispondenti a 12 mesi di un anno divino, la prima fase coincide col dispiegamento della creazione, che si manifesta inizialmente nel suo stato mentale o ideale, Menog. Sul piano fisico, l'universo appare poi come diviso in due ambiti, uno luminoso, che si estende infinitamente verso l'alto, abitato da Ormaz, l'altro tenebroso, sprofondato in un abisso senza limiti, dominio oscuro di Ahriman. I due regni sono separati da uno spazio intermedio, diviso in due settori, uno appartenente a Vai, il vento buono, e l'altro ad un vento malvagio. È sempre in tale fase cruciale che si realizzano le condizioni che scandiranno tutti gli eventi successivi della storia del mondo e dell'umanità. Infatti, mentre Ormaz estrae dalla sua luminosa ipseità la propria creazione, Ahriman, desideroso di copiare il mirabolante dispiegamento del regno di luce, realizza una controcreazione, frutto di un atto di sodomia su se stesso.
Questa concezione radicalmente dualistica verrà ripresa a suo modo nel terzo secolo della nostra era da Mani, che la fisserà nella dottrina della coeternità dei due regni della luce e delle tenebre, della loro successiva mescolanza, della loro finale e definitiva separazione attraverso una complessa macchina salvifica che consiste in sostanza nel recupero delle particelle di luce disperse nel nostro cosmo e che attraverso l'alimentazione finiscono nel corpo delle varie persone e devono dunque essere estratte a incominciare attraverso un processo complicato e forme di ascesa dal corpo stesso degli eletti. Se ho ricordato questa visione dualistica che caratterizza anche certi miti gnostici è perché essa ci pone di fronte a una concezione della luce radicalmente diversa da quella biblica. Qui essa è diventata la sostanza stessa della divinità positiva. Come insegna in particolare il caso del manicheismo, questa luce che costituisce la sostanza del mondo divino non è una luce immateriale, dal momento che, come si evince ad esempio dalla polemica antimanichea di Agostino, che era stato in gioventù per quasi 10 anni un uditore manicheo, che lega in qualche modo il mondo inferiore, come si evince soprattutto da questa polemica di Agostino, questa luce conserva una sua corporeità, che lega in qualche modo il mondo inferiore con la sua luminosità dispersa al mondo superiore del regno di luce. Ritornare al regno di luce, purificato da ogni materialità di origine diabolica, è lo scopo perseguito dall'eletto manicheo. Avviandomi alla conclusione, vorrei soltanto accennare al secondo tema introdotto all'inizio, la rielaborazione teologica e mistica che la concezione biblica della luce cosmogonica, che ho brevemente riassunto, ha conosciuto nelle tradizioni, diciamo, occidentali. Vi accenno attraverso un testo particolare, un testo del Corano, la celebre Sura della Luce. L'insegnamento coranico sulla creazione, pur restando generalmente fedele, e qui allora mi riporto all'Ezek, capirete perché portavo all'inizio questo esempio dell'aneddoto, no? Del fedele islamico che vede attraverso il telescopio del Frostberry. L'insegnamento coranico sulla creazione, pur restando generalmente fedele al racconto biblico, si iscrive in una prospettiva più chiaramente salvifica. Questo è il motivo per cui il Corano afferma che la creazione, nel suo insieme, è un beneficio di Dio e un segno della sua onnipotenza. Dio ha creato i cieli e la terra, le tenebre e la luce, ha creato l'uomo dall'argilla e l'ha plasmato, poi gli ha insufflato il suo spirito per dargli la vita. Diciamo nulla di nuovo rispetto al racconto genesiaco. La potenza di Dio si manifesta attraverso il suo verbo creatore, che non è naturalmente il figlio, il Logos, che esprime la volontà divina. A esso si riferiscono numerosi versetti coranici caratterizzati da una formula ben nota menzionata nel Corano 8 volte. Dio crea ciò che vuole, quando ha deciso una cosa non fa che dire sì ed essa è, il tema del comando. Questo verbo creatore che permette il passaggio dall'unicità assoluta dell'essenza divina alle sue manifestazioni, si avvicina dunque al comando di Dio che abbiamo incontrato all'inizio del racconto genesiaco. La realtà a cui eminentemente si collega il simbolo della luce è Dio stesso. Al-Nur, la luce, è un nome divino e per di più, secondo un grande mistico, Ibn Arabi, è tra i nomi dell'essenza. Ora, alla base di questa riflessione, troviamo questa celebre Sura della Luce, 24-35, che cito nella sua integralità perché è stata di un'importanza straordinaria nella tradizione teologica e mistica islamica. E il testo dice: «Dio è la luce dei cieli e della terra, e si rassomiglia la sua luce a una nicchia, in cui è una lampada, e la lampada è in un cristallo, e il cristallo è come una stella lucente, e arde la lampada dell'olio di un albero benedetto, un olivo né orientale né occidentale, il cui olio per poco non brilla anche se non lo tocchi fuoco. È luce su luce,
e Dio guida la sua luce chi egli vuole, e Dio narra parabole agli uomini, e Dio è su tutte le cose sapiente. L'inizio del versetto ha una portata cosmologica. La luce di Dio non è che l'essere di Dio, il quale ingloba ogni cosa e senza il quale l'universo sarebbe tenebra indifferenziata, cioè puro nulla. Si tratta dunque della luce primordiale che dà la vita al mondo e la fa risaltare. La frase «Il Dio guida la sua luce», spesso interpretata in riferimento al Corano, il Corano come luce, per i mistici neoplatonici e in particolare per uno dei più grandi, Suravardi, siamo dal punto di vista del nostro computo, muore nel 1191 dell'era cristiana, che è considerato il maestro della scuola, non a caso definita illuminativa, si riferisce invece a Dio, principale sfavillio, energia dell'universo da cui procede la manifestazione. Anche i filosofi hanno utilizzato questo versetto a seconda del loro orientamento. Per Ibn Sina, per esempio, cioè Avicenna, Dio è luce nel senso che è la causa di tutto. La nicchia designa l'intelligenza. L'olivo va inteso come la riflessione. L'olio come la luminosità spontanea dell'intuizione. Tra i mistici, infine, i sufi hanno spesso interpretato il versetto della luce in riferimento alla luce muhammadica, rifrazione della luce divina, con la funzione di velare l'essenza insondabile di Dio. Da questa luce emana il cosmo. Tutte le creature debbono la loro esistenza a questa luce, così come tutti i profeti ne traggono la propria luce. In una preghiera celebre, Muhammad chiede a Dio di avvolgerlo da ogni parte di luce, di renderlo luce. Le riflessioni teologiche mistiche sulla vera natura della luce primordiale caratterizzano anche la storia del pensiero occidentale. A cominciare dai primi commenti, il cosiddetto Esamerone, che alcuni padri, il primo è Basilio di Cesarea alla fine del IV secolo e Ambrogio sulle sue orme in Occidente, fanno al racconto dei sei giorni della creazione. Mi limito, per dare un'idea, a citare un breve passo di Basilio di queste omelie sulla Genesi per dare un po' l'idea del genere. Vi era, dice Basilio, commentando il passo che ci interessa, prima della nascita del mondo una condizione conveniente alle potenze celesti, extratemporale, eterna, perenne, no? Lettura evidentemente in chiave platonica e attraverso la mediazione del grande Origene. In quel mondo il creatore e l'artefice di tutte le cose aveva compiuto delle creazioni, una luce spirituale appropriata alla felicità di coloro che amano il Signore, nature razionali e invisibili, e ogni ordine delle creature spirituali che trascendono la nostra intelligenza, delle quali non è possibile neppure scoprire i nomi. Nella tradizione mistica cristiana successiva, questo mondo di pura luce, a partire dalla concezione illuminativa di Agostino e dalle gerarchie luminose dello pseudo Dionigi, diventa oggetto di riflessione, fonte di illuminazione, oggetto del desiderio di mistici e mistiche, naturalmente materia poetica sublime come nel Paradiso di Dante. Si tratta di una tradizione di pensiero e prima ancora di esperienze di vita che si radica nel modo in cui certi testi protocristiani hanno appunto riletto il tema della luce cosmogonica. Vanno in questo senso le affermazioni che costellano gli scritti neotestamentari attribuiti all'Evangelista Giovanni, laddove ad esempio si dichiara che Dio è luce, o Cristo stesso si presenta come la luce del mondo, o è presentato come nel prologo del Vangelo come la luce vera che illumina ogni uomo. In questo modo la luce viene assunta come simbolo della rivelazione di Dio e della sua presenza nella storia. Da un lato Dio è trascendente, e ciò viene espresso dal fatto che la luce è esterna a noi, ci precede, ci eccede, ci supera. Dall'altro Dio è anche presente e attivo nella creazione e nella storia umana, mostrandosi immanente, e questo è illustrato dal fatto che la luce ci avvolge, ci riscalda, ci pervade. Per questo anche il fedele giusto diventa sorgente di luce,
una volta che si sia lasciato avvolgere dalla luce divina, come afferma Gesù nel discorso della montagna. Voi siete la luce del mondo, così risplenda la vostra luce davanti agli uomini. Nel brano parallelo l'Evangelista Luca aggiunge un versetto interessante: se dunque il tuo corpo è tutto luminoso, senza avere alcuna parte nelle tenebre, sarà tutto nella luce, come quando la lampada ti illumina con il suo fulgore. Aggiunta che sembra suggerire che la vita di colui che ha lo sguardo semplice sia capace di diffondere luce. In questo modo, la luce della creazione genesiaca acquisisce una nuova valenza soteriologica e antropologica, diventando il simbolo della nuova creazione interiore cui ogni seguace di Cristo è chiamato. E quanto ben colto Agostino in un celebre passo del libro VII delle Confessioni, in cui rilegge la sua esperienza di conversione, laddove ricorda come fu attraverso la lettura di alcuni scritti platonici che, rientrato in sé, riconobbe il Verbo come vera luce che egli ora era in grado di vedere, e dice: con l'occhio della sua anima, al di sopra di ogni intelligenza, la luce che non muta. Grazie.